dopo la deliberazione del dissesto finanziario, al comune di Favara, accompagnati dal prefetto, si insediano i commissari Irene e Milisenda. Il comune di Favara, come è noto, insieme a Castel Termine e Porto Empedocle si trova nella fase del dissesto finanziario, con debiti per 40 milioni di euro, di cui 2 milioni 800 mila maturati solo per l'anno 2015. Secondo la giunta pentastellata guidata dalla sindaca Anna Alba, approvare il dissesto azzerando i conti e ripartendo da capo è stata l'unica strada percorribile per salvare il salvabile. E nella mattinata di oggi, accompagnati dal prefetto di Agrigento, Nicola Diomede, si sono insediati tre commissari di liquidazione. Si tratta del segretario generale Alessandra Melania Laspina, del funzionario comunale Giuseppe Gaeta e del dottore commercialista Paolo Ancona. Io mi auguro che possiamo rientrare prima dei 5 anni, altri comuni hanno dimostrato come è stato possibile rientrare prima. Vedremo, è il primo giorno in cui si insediano i commissari, fra poco andremo a redigere il verbale di insediamento. Dobbiamo valutare tutta quella che è la massa passiva, che purtroppo nel corso degli anni è stata sempre più elevata e che poi a noi ci ha portato, una volta insediati e valutato che il piano di riequilibrio faceva acqua da tutte le parti, ci ha costretti a dichiarare il dissesto. Di questo ne eravamo anche consapevoli, lo avevamo detto anche in passato, perché avevamo studiato i numeri e avevamo capito che tutto quello che era stato redatto non poteva essere rispettato, e così come anche la stessa Corte dei Conti poi ce ne ha dato dimostrazione. Oggi c'è l'attività di insediamento, così come ho fatto per gli altri due comuni, ritenuto opportuno utile quello di accompagnare i commissari stessi, portarli all'interno dell'amministrazione comunale, augurare loro il buon lavoro, ma soprattutto poi sottolineare l'assoluta necessità di una proprio leale collaborazione all'interno di questo passaggio delicato che è il dissesto finanziario, che deve essere considerato un percorso di futuro risanamento dal punto di vista sempre economico-finanziario dell'ente locale. Si profila un compito non certamente facile per i tre commissari, che dovranno gestire l'indebitamento pregresso ed avranno pieni poteri per l'adozione di tutti i provvedimenti che riterranno necessari per l'estinzione dei debiti del comune di Favara. Le prime cose da fare, la prima in assoluto, sarà quella di pubblicare per la cittadinanza un avviso sulla base del quale tutti i potenziali creditori del Comune saranno chiamati a presentare un'istanza, cosa che deve avvenire tassativamente entro 60 giorni. Anzi, questo, io approfitto già di questa occasione perché è il primo passo ed è il più importante, perché i cittadini, tutti i creditori, le imprese, chiunque ritiene di vantare un credito verso il Comune di Favara deve presentare un'istanza che sarà ovviamente resa disponibile, e attenzione, perché chi non presenterà quell'istanza non avrà più titolo per richiedere quanto ritenuto di sua spettanza nei confronti del Comune. Il periodo è fino al 31/12/2015. E quindi questo è il primo passaggio. Per il resto poi si procederà alla massa attiva, alla massa passiva. Lo Stato interviene anche a sostegno per ripianare debiti, si adotteranno tutte le misure che saranno necessarie e speriamo di arrivare a una copertura totale di quelli che sono i debiti dell'ente. Adesso noi dobbiamo intanto prendere contatti con gli uffici e capire anche un po' di individuare una struttura di supporto che possa naturalmente garantirci quella logistica necessaria per operare. Andremo quindi ad instaurare un rapporto sia con del personale che ci sarà messo a disposizione dell'amministrazione, ancora non abbiamo contezza di questo. Dovremo instaurare un rapporto naturalmente anche diretto con l'ufficio finanziario, non lo faremo oggi perché abbiamo saputo dell'assenza del responsabile, l'ufficio tributi, e poi chiaramente andremo man mano anche un po' a vedere. Come prima scadenza abbiamo questa della pubblicazione dell'avviso, che sarà effettuato entro 10 giorni dalla data del nostro insediamento, dunque ci sarà un periodo di 60 giorni che viene rimesso a tutti
tutti coloro che hanno necessità di far valere praticamente il loro credito, quindi sarà pubblicato, pubblicizzato anche questo avviso cosiddetto ai creditori, e in questi 60 giorni la Commissione naturalmente avrà modo di prendere contezza anche concreta della massa attiva, sicuramente anche perché dobbiamo ricordare che il nostro compito è anche quello di questa rilevazione di massa attiva, che servirà proprio per garantire il normale svolgimento della procedura di liquidazione